Bentornati con il Mago Umpa 3000 e con Mister Fa 46. che vi auguro una buona visione di questa dodicesima parte del culto dedicato a Spyro the Dragon. Oggi facciamo Wizard Oh Mix. yeah! Perfetto. Ti piace a te questo livello? Fantastico, è bellissimo. Poi la parte in cui che stiamo facendo adesso è la mia preferita. Stiamo commentando per il gioco. Là potete vedere dei maghi di neve che hanno praticamente dato vita a delle strane creature. E sono qui, attraversiamo i cornicioni alla ricerca di gemme. Gemme di luce? No, Questo è anche. uno dei miei livelli preferiti. Per le gemme di luce bisogna ancora aspettare qualche versione di Spyro. Quali gemme di luce? E più avanti in Spyro Hero Style ci saranno le gemme di luce. Ah, io purtroppo non posseggo quel gioco, ma credo che tra un po' lo posseggerò. Ah, Se io lo sì. trovo, lo potrò avere. Sì, te lo consiglio perché è bello, è bellissimo. E tutti gli Spyro sono belli, pure gli ultimi. Anzi, Non mi piacciono. Dawn of the Dragon mi è Stanno diventando piaciuto. troppo. Dawn of the Dragon mi è piaciuto molto, moltissimo. Non mi piace. Ti do molti colpi di scena. E I nuovi giochi non mi piacciono. a Cioè me sì. di tipo Crash, Spyro. Abbiamo accoppato alle spalle un mago. Perfetto. Qui mi lancio e faccio una strage. Ale, all'attacco. Non ti piacciono? Perché, boh, hanno perso la poesia che avevano un tempo. La poesia. Vabbè, certo, erano capolavori. Hai Eh sì, ragione, adesso Dio. Però a sono più generalizzati. me mi piacciono perché, cioè, nonostante sia cambiato tutto, almeno mi divertono, che quella è la cosa più importante per A me divertivano più quelli vecchi. me. Cioè, dico, c'è più azione, c'è più. E sono la nuova generazione. Esatto, però dico, almeno il divertimento c'è. Cioè, io ero ancora convinto che Sparks era una libellula femmina, invece è un maschio. E ci sono rimasto Qui ho tagliato malissimo. perché praticamente avevo mancato di andare a prendere quel mago là sopra. E l'accoppo da dietro. Sei raffreddato? Sì, per ora un po' sì, un pochino. Questa cosa non è buona. Primo drago. Nome? Jarvis. Benvenuto a Wizard Peaks, il mio punto preferito per la supercarica. Puoi usarla per abbattere quei maghi. Ma va. Hai sentito che ha detto? Sì, la supercarica. Esatto. È ovvio che lo usiamo per uccidere i maghi. Un Guarda mago cosa che serve. uccide i maghi. Non serve mica per allenarsi. Io che uccido i miei simili. Vabbè, se per questo poi in Harry Potter si uccide una vicenda. A te ti piace Harry Potter? Sì, abbastanza. Sto aspettando l'uscita del nuovo capitolo. Del 7, Harry Potter e i doni della morte. È l'ultimo o ce n'è un altro ancora? No, Credo che sia l'ultimo, credo. vabbè. Ne faranno degli altri, non so come, ma ne faranno degli altri. Dipende dal libro, perché Harry Potter viene da un libro, correggetemi se sbaglio. Faranno la storia dei figli di Harry Potter. Oddio, sono caduto qua. Per prendere l'uovo, uccidetelo con la fiamma. Ecco. Te l'avevo detto che cadevi. Dovete usare la fiamma. Aia, mi ha colpito. Perché ho messo pausa non me lo ricordo comunque. Dobbiamo ricordare che stiamo commentando dopo il gioco. Esatto. Qui faccio l'ennesimo balzo fantastico. E vedo che tu hai un po' di tosse. Ah, qui c'è un mago che adesso va ovunque a ecco, crea praticamente questi mostri di ghiaccio e uccidono a tutti quelli.
No, dai, non si fanno ste cose. Da dietro li accoppano con la mazza e li schiacciano. Quel fifone se ne scappa. Ora qui prendete questa supercarica e saltate sulla rampa qui. Ecco, il ritorno del joystick assassino. No, ancora. Sì. Maledetto. Purtroppo, stavolta però non mi frega. L'estate? Come? Com'è andata l'estate? Benissimo. Scusate piuttosto per l'attesa. A te come ti è venuta? Come ti è andata l'estate? Bene, sono andato in Spagna. Bellissimo. A trovare una mia amica che non vedevo da 6 anni. Ci vorrei andare pure io in Spagna. Aiuta. No, aiuta. Spagna forever. La Spagna vinte mondiali. La Spagna è molto waka waka. Vabbè, basta. No, canta. No, non me la ricordo più. Ma maledetti maghi m'hanno ridotto allo stremo delle forze. È per questo che odio i maghi. Che? Che odio i maghi. No. E il mago. Qui prendo una gemma viola al volo. Sono un grano. No, da 25. Sì, secondo drago. Exus. Niente, non hanno mai niente da dire questi. Sono ripetitivi. Sì. E adesso da solo, senza energia, mi avventuro per prendere... Cioè, uccido tutti questi da solo, senza energia. Abbiamo un supereroe fra noi. Abbiamo? Un supereroe. E vai. Ecco, mi ha ucciso. E stupido joystick. Esatto, cioè, mi ha ucciso. Aia, mi stanno uccidendo di nuovo. No, è l'ultimo ladro, questo è l'ultimo ladro con l'ultimo uovo. Che certo vi farà finire acqua forse. Comunque, tutte le uova. Così abbiamo tutte le uova. Ma ridono i ladri quando... anche in questo gioco? Sì. Fanno... Sì, sì. No, fanno... se vi mettete vicino... Qui pure, sì. Se vi mettete vicino... Spyro 3 me lo ricordo che li odiavo troppo. Se vi mettete vicino... addirittura vedete la loro faccia sorridente. Quanto li odio. Ok, l'ultimo nemico. L'ultimo nemico è il mago di tutti che ha provocato tutto, ci dà una gemma da 25. Liberiamo un ultimo drago. Lucas. Ascolta bene, Spiro, ascolta bene. Un'aria segreta nella casa dell'artigiano, nella casa dell'artigiano. Prova a saltare su quelle pietre. Prova a saltare su quelle dell'artigiano. Cascate emozionante. Grazie, lo sapevamo già. L'abbiamo pure sbloccato, vero? Certo. Certo. Qui ho mancato una gemma. Una gemma blu. La andiamo a cercare? Sì, infatti qui taglio. Ed era proprio all'inizio la gemma, l'ho dimenticata. Mea culpa. Mea grandissima culpa. Esatto. Giulio Cesar. Cosa c'entra? Non lo so, ma me lo dimentico. Abbiamo finito il livello Wizard Pix. Abbiamo preso anche tutte le uova. Quindi per chiunque di sé. E la madò. Per chiunque odiasse rincorrere i ladri abbiamo finito. Ok, il tempo allora scarseggia. Questo mago è cieco. Oh yeah. Qui sto rincorrendo una capra. L'ho presa, la prossima volta facciamo soffio feroce, il boss, quindi però non c'è più tempo, quindi al mago Umpa 3000 è... Mr. 46. Alla prossima, ciao. Ciao.